Il 30 aprile, dalle 6 del pomeriggio alle 6 di mattina, torna per la quinta volta a Firenze la Notte Bianca. In realtà ci sarà una preview negli ospedali durante il pomeriggio, una novità nei luoghi che coinvolgono non solo gli ospedali, ma anche San Miniato al Monte, San Nicolò che aprirà la sua torre e anche l'Arno che verrà trasformato in un tappeto scenico. L'assessore Giovone ha parlato dell'alto valore simbolico di questa iniziativa in cui viene trasformata la notte in un luogo di luce. I musei resteranno aperti, ma non ci sarà il Museo del Novecento che doveva inaugurare proprio per questa iniziativa. Non hanno fatto in tempo, però, dice Giovone, è una questione di giorni. Il centro storico sarà pedonalizzato e scatterà la ZTL notturna a partire dalle 19:30. Ogni anno cambia la direzione artistica della Notte Bianca. Quest'anno è stata affidata a Gianluca Balestra, direttore del Teatro Cantiere Florida. È una Notte Bianca pensata, una Notte Bianca che rispetto a quella che ha firmato l'amico Felice Lemosani lo scorso anno non sarà aerea, ma partirà dal basso, parte dalla partecipazione di Firenze, dei fiorentini, delle compagnie teatrali, di danza, degli artisti, e sarà fatta con Firenze, sarà realizzata attraverso luoghi insoliti, verranno utilizzati spazi assolutamente nuovi. Partiremo nel pomeriggio dagli ospedali, dal Maier e da Careggi, che rappresenteranno una sorta di anteprima. Arriveremo poi a toccare i soliti punti e arriveremo a teatralizzare l'Arno, che diventa a questo punto un tappeto scenico, diventa non più una separazione fra due città, ma la nostra città continua, perché la città continua è il tema di questa Notte Bianca.